Guarda Massimo, diciamo che la storia nasce proprio nei giorni della prima ondata, quando l'ex direttore del Policlinico fa un post, giustamente basandosi sui dati Istat, dicendo esattamente quello che hai detto tu. Ha detto: guardate, se prendiamo la proporzione delle terapie intensive, in Campania rispetto alla popolazione e la Lombardia rispetto alla popolazione, la Campania non sta messa così male, sta messa come la Lombardia. Quindi sostanzialmente era una regione pronta. Noi trasecolammo, e quando parlo di noi parlo io e i giornalisti di Fanpage che poi seguirono l'inchiesta che abbiamo pubblicato ad aprile scorso su questa storia, quando andammo a controllare le terapie intensive dopo la dichiarazione di De Luca e vedemmo che lui stesso ne dichiarava 320. Ma ti dirò di più, i miei giornalisti fecero un grande lavoro, Gaia, Antonio, Peppe, di andare ospedale per ospedale contandole, e effettivamente erano più o meno quelle 320, 330, non ricordo più o meno le contammo, ma quella era la cifra. E ti dirò di più, quella cifra te la trovi nel DL Rilancio e nel piano Cottarelli, perché lo Stato italiano prese e dove fare i conti con Aspetta, la realtà. aspetta.